Ben ritrovati con l'informazione su TVL, il sommario e i principali argomenti che affronteremo in questa edizione della TG. La Regione intervenga per il salvaggio delle terme di Montecatini e l'appello dell'Associazione Italia Nostra, secondo la quale un'eventuale chiusura degli stabilimenti metterebbe a rischio l'identità UNESCO della città. Dopo le bonifiche dai rifiuti si sono nuovamente accumulati nell'area alle spalle dell'ospedale di Pistoia dal Partito Democratico una richiesta di maggiori controlli ma anche telecamere per scoraggiare nuovi abbandoni. Con una 2 giorni a Villa Cappuggi si è aperta la nuova edizione di Accademia Giovani per la Scienza, percorso formativo promosso dalla Fondazione Caribit, primo appuntamento coinvolti decine di studenti dedicato alla Costituzione. Sul palco del Manzoni, andato in scena, Behind the Light, Dietro la Luce, spettacolo di danza di e con Cristiana Morganti, prima regionale, ha segnato l'impegno nel settore danza dell'associazione teatrale. Ha sfidato l'impresa il Tennis Club Pistoia contro Palermo, capolista di girone, una delle più accreditate squadre di A1, un pareggio 3-3 dopo 6 incontri di alto livello davanti a un grande pubblico in via delle Olimpiadi. Dunque, l'avete sentito dall'Associazione Italia Nostra, arriva un appello per il salvataggio delle terme, ci dice tutto Massimo Pannocchi. Noi che cosa chiediamo? Non soltanto un intervento di fronte a problemi finanziari, ma di assicurare una prospettiva, ecco, di crescita delle attività del compendio termale. Una prospettiva, come dice il presidente della sezione Valdinievole di Italia Nostra, Italo Mariotti, che sia accompagnata da un piano di rilancio e di sviluppo che rinnovi il modello del termalismo e lo rafforzi con nuovi servizi e attività. L'appello arriva dall'associazione che ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali presenti in Italia ed è rivolto alla Regione Toscana, socio di maggioranza di Terme S.p.A. con il suo 67%, affinché, si legge nel documento presentato alla stampa, adotti comportamenti politico-amministrativi finalizzati al risanamento della società Terme e alla continuità delle attività termali. Se nella malaugurata ipotesi si dovesse andare al fallimento della società Terme e quindi a una dispersione del patrimonio immobiliare, si mette davvero in crisi la possibilità di mantenere Montecatini patrimonio UNESCO, perché le motivazioni di questo bene sono legate all'identità termale dei beni stessi. Nei prossimi giorni, per sensibilizzare anche i cittadini e l'opinione pubblica, partirà anche una raccolta firme promossa dalla stessa Italia Nostra sul sito change.org. La seconda, dopo quella realizzata nel luglio scorso, promossa dall'ex presidente APAM Dante Simoncini, che chiedeva il riconoscimento del carattere strategico delle terme di Montecatini. Per noi salvaguardare Montecatini vuol dire anche salvaguardare tutto il sistema termale toscano. La regione è importante che faccia la sua parte, è il principale azionista delle terme di Montecatini, che come sappiamo sono in forte difficoltà in questo momento, rischiano il fallimento, allora credo che un intervento pubblico in questo caso sia essenziale. Restiamo a Montecatini, dove sulle recenti polemiche legate alla nuova metodologia di raccolta rifiuti è intervenuto l'assessore Corrieri, che ha anche anticipato nuovi provvedimenti sui parcheggi. Come tutte le novità, anche il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Montecatini Terme, attivo dallo scorso 3 ottobre, ha portato con sé anche alcune polemiche, soprattutto per quanto riguarda la collocazione dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata. Infatti, come è noto adesso, coesistono due sistemi di raccolta, le aree centrali, servite con un sistema ibrido di raccolta porta a porta e contenitori ad accesso controllato con chiavetta elettronica. Diverse invece le modalità per le strutture ricettive e residenti in aree collinari, come precisa l'assessore alle politiche ambientali Emiliano Corrieri. Le utenze domestiche avranno per l'85% dei cittadini avranno il sistema ibrido, che saranno porta a porta carta e cartone e multimateriale, dunque plastica e alluminio. Invece postazioni stradali per umido, indifferenziato e vetro. Per le località di Nievole, Montecatini Alto e Biscolla ci sarà il PAP integrale, che è il porta a porta integrale.
Per le utenze invece non domestiche, dunque ristoranti, bar, alberghi e così via, c'è in tutto il territorio comunale il PAP integrale, dunque la raccolta differenziata porta a porta. Il nostro obiettivo è portare dal 30% al 70% in pochi, in un annetto e mezzo spero di poter raggiungere questo obiettivo. C'è in città un po' di polemica sul posizionamento dei cassonetti che stanno occupando diversi posti auto. Era l'unica soluzione questa? Allora, Montecatini Terme ha circa 2.000 posti blu. Di questi 2.000 posti blu, il 45% di questi posti è infruttifero, va a perdita per quanto riguarda la società. Dunque, renditi conto, noi abbiamo levato 26 posti, qui c'è la delibera del 4 di novembre, abbiamo 26 parcheggi stalli blu, dunque renditi conto è l'1% degli stalli a Montecatini, dunque è una polemica che non sta in piedi. Nell'occasione Corrieri ha annunciato anche la prossima realizzazione del nuovo piano della sosta. Proprio per levare un bel po' di posti blu a Montecatini che sono in esubero e rirenderli quello se ai residenti e fare anche qualche stallo bianco che necessita in città. Tema rifiuti al centro anche del dibattito a Pistoia, sotto l'attenzione la zona alle spalle dell'ospedale cittadino. Siamo in prossimità delle cappelle del Commiato, nei pressi dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, ancora una situazione di discariche e abusivismo. Sì, purtroppo è un fenomeno diffuso quello dell'abbandono di immondizia e scarti, purtroppo di lavorazioni vicino ai cassonetti, ma qui siamo di fronte veramente a una vera e propria terra di nessuno, come mi hanno segnalato dei cittadini, e non è più accettabile che ci siano situazioni di questo genere. Bisogna intervenire con maggior controlli, mettendo magari telecamere che hanno anche il valore di cogliere sul fatto i trasgressori, ma anche da fare da deterrente affinché non si sviluppino ancora maggiori fenomeni come questi. E poi bisogna intensificare la raccolta con il prezioso aiuto di Alia. Si parla principalmente, tra l'altro, di scarti edili e tessili. Sì, in questo caso veramente allarmante, perché sono tutti scarti di lavorazioni artigianali, ci sono rifiuti tessili, muratura, calcinacci e anche purtroppo vetroresina e inquinanti molto più gravi. Non un biglietto da visita per chi viene qua all'ospedale soprattutto a trovare i propri cari. No, appunto, me l'hanno segnalato numerosi cittadini che passando di qui, sotto gli occhi di tutti da mesi, c'è questo scempio che non è più tollerabile. L'ambiente Pistoia dice la sua sul rapporto nazionale ecosistema urbano, che ha relegato il comune capoluogo al 95° posto su 105 del paese. Sentiamo. Come valutate il risultato della classifica di quest'anno di ecosistema urbano? Sì, in modo assolutamente negativo, anche perché anche quando sono fatte questo tipo di classifica, per quello che valgono, però in tutte le classifiche dei vari giornali, delle varie associazioni, risultiamo sempre negli ultimi posti. Così Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia, ha commentato la posizione del comune capoluogo nell'ultimo rapporto stilato da Legambiente Nazionale Ambiente Italia in collaborazione con il quotidiano Il Sole 24 Ore. La fotografia scattata pone Pistoia al 95° posto sui 105 capoluoghi di provincia del paese. E abbiamo il dislivello maggiore di tutta la Toscana, perché dall'80° posto siamo passati al 95°. Non è un buon segnale. Io spero che l'amministrazione si adoperi per migliorare questa classifica. Una classifica stilata prendendo in considerazione 5 macro parametri: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Peggio di Pistoia tra le Toscane sono il comune di Massa, 97°, in una graduatoria che ha visto primeggiare Bolzano, seguita da Trento e Belluno. In generale diciamo che sono negativi quasi tutti i dati esistenti nella classifica, dal trasporto pubblico locale, dai rifiuti che siamo ancora al 40%, dalla produzione dei rifiuti che produciamo circa 610 kg di rifiuti l'anno.
La depurazione dell'acqua, anche quella è un'altra cosa molto importante. A Pistoia depuriamo soltanto il 45% delle acque. Come la perdita dell'acquedotto che è ancora a Pistoia al 30%, mentre in zone tipo Livorno siamo al 14-15%. Non tutto è però negativo per Pistoia, buoni sono infatti alcuni dati. Sul verde urbano non siamo proprio ultimi, come il consumo del suolo, e questo è importante. Ci sono delle cose che si possono salvare. La diffusione della classifica è stata poi occasione per Legambiente per tornare sulla questione abbattimento degli alberi in città. Dicendo quando e come si tagliano gli alberi e come e quando si rimettano a dimora altre piante, questo sarebbe già un progresso e un'innovazione. Ed ora andiamo a raccontare, lo fa per noi Lorenzo Gori, un'iniziativa che si è tenuta sempre a Pistoia del nome di Marino Marini. Un lungo cordone di stoffa ha avvolto il centro di Pistoia, collegando due luoghi simbolo per la memoria di Marino Marini. La chiesa del Tao, vicino a quello che fino a pochi anni fa era il museo dedicato all'artista, oggi chiuso, e l'atrio del palazzo comunale che ospita il miracolo. L'iniziativa dal titolo Di mano in mano per Marino è stata realizzata dal collettivo artistico Meduse. È una manifestazione artistica, è una performance artistica, un'azione artistica che vuole celebrare il legame tra la città di Pistoia e Marino Marini. Nonostante il museo sia chiuso e le opere e la biblioteca e l'archivio Marini non siano attingibili, noi celebriamo il legame che c'è tuttora tra la città e il museo e l'artista, soprattutto Marino Marini. Due anni e mezzo fa chiedemmo alla cittadinanza di donarci delle stoffe, lenzuola, pezzi di stoffa inutilizzati, e quindi ci arrivò tantissima stoffa. Con questa stoffa l'abbiamo prima divisa in tante strisce e poi annodata. Tutto questo è stato fatto con una serie di laboratori aperti alla cittadinanza, quindi da tante persone. Poi avevamo pensato appunto di realizzare questo lungo cordone che legasse all'epoca il Museo Marino Marini al miracolo in Piazza Duomo. Ora è cambiato perché il museo è chiuso, ma comunque noi vogliamo tenere viva la memoria di questo artista che voleva un museo nella sua città, voleva che le sue opere fossero nella sua città. E quindi abbiamo pensato che fosse ancora più bello legare il miracolo all'interno dell'ex chiesa del Tao, che la sovrintendenza ci ha permesso di aprire per questa giornata, con l'altro miracolo più grande all'interno del palazzo comunale. E questo lo si può fare camminando, appunto facendolo camminare, grazie alla partecipazione di più di 100 persone. La ferita aperta non riguarda solo l'arte in sé, e già sarebbe un argomento enorme per una Pistoia città d'arte e già capitale della cultura 2017, ma riguarda anche dei posti di lavoro. Qui ci sono dei lavoratori che in questa mancanza di governo con un obiettivo chiaro e certo di mantenere il Museo Marino Marini aperto sono rimasti senza lavoro. Libero dal servizio, ha bloccato un ladro di una bicicletta. È accaduto ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Pistoia. Protagonista, un agente della Polizia di Stato in servizio alla questura, notato un giovane che si aggirava sospetto, lo ha seguito sino a quando lo ha visto tentare di forzare la catena di una bicicletta. Qualificatosi come l'agente, lo ha bloccato sino all'arrivo di una volante. I poliziotti in servizio hanno sequestrato la tronchese usata e portato il giovane in questura, dove è stato denunciato e segnalato all'autorità giudiziaria. Ha preso il via il nuovo anno dell'Accademia Giovani per la Scienza, 22 gli studenti della provincia di Pistoia chiamati a partecipare al progetto di alta formazione della Fondazione Caripit. L'incontro con il professor Giovanni Tarli Barbieri, docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze, ha aperto a Villa Cappugi la due giorni che ha dato il via al nuovo anno dell'Accademia Giovani per la Scienza. A partecipare al percorso di alta formazione nato nel 2019, su iniziativa della Fondazione Caripit, 22 studenti della provincia di Pistoia, iscritti dal secondo al quarto anno delle superiori, che si confronteranno negli incontri promossi dall'Accademia su temi che vanno da discipline
come fisica, chimica e matematica, alla storia, alle scienze sociali. Questo mi ha fatto capire che posso essere ambiziosa, molto ambiziosa, e quindi mi ha permesso anche di entrare a contatto con il mondo universitario, facendo lezioni con professori del mondo universitario, come ad esempio anche del Politecnico di Milano, di Torino, dove siamo andati a fare dei campus in queste estati. L'incontro con Tardi Barbieri ha avuto come tema la Costituzione. Il messaggio che vorrei dare loro è che la nostra è una Costituzione forte e giovane. Forte perché è una Costituzione che ormai è radicata nel tessuto civile e ha dato i suoi frutti, è riuscita a impiantare una democrazia in un paese che democratico prima non era mai stato, e giovane perché è figlio anche e soprattutto in questo testo di una generazione giovane che ha lottato negli anni tristi della guerra per la libertà. Iniziamo con un fine settimana che già è una novità rispetto alla regola che ci siamo dati fino ad ora. E poi forse, siccome il programma prevede anche due scuole, forse riusciremo per la prima volta durante il quarto anno, che è quello attuale, anche a portare i nostri ragazzi in una sede di formazione che sia al di fuori dell'Italia. Quindi questo è un traguardo abbastanza ambizioso, perché organizzare una settimana fuori dall'Italia non è semplice, però riteniamo che questi ragazzi meritino queste opportunità. Alla Cattedrale di Pistoia è stato presentato il terzo volume che raccoglie le catechesi proposte ai giovani dal Vescovo Mansueto Bianchi negli anni che guidò la diocesi pistoiese prima della sua scomparsa. Titolo del volume: Testimone di Libertà in cammino verso l'esodo. Nel giorno del suo compleanno la Chiesa Pistoiese ha ricordato Monsignor Mansueto Bianchi. Il modo è stata la presentazione del terzo volume di una collana che raccoglie le catechesi ai giovani del Vescovo scomparso nel 2016. Catechesi avvenute durante i momenti della Scuola della Parola che egli tenne nell'anno pastorale 2009-2010 quando era alla guida della Chiesa locale. Il libro è intitolato Testimoni di Libertà, il cammino dell'esodo. Vescovo Mansueto è stato un grande vescovo della diocesi di Pistoia, un grande vescovo della Chiesa, prima a Volterra, poi qui a Pistoia per diversi anni. E il suo magistero rimane, insomma, dentro il cuore di tanti. Un testo che offre la possibilità, è stato ricordato in un'occasione della presentazione nella Cattedrale di San Zeno, di confrontarsi direttamente con le parole del Vescovo Bianchi e ritrovare la freschezza di quell'esperienza. È un messaggio bello quello che ci viene lasciato attraverso questi scritti, in particolare quello di stasera che presentiamo sul libro dell'Esodo. Però ecco, per me è anche un giorno particolare perché ricordo un amico, un grande amico. Oggi era il giorno del suo compleanno, eravamo soliti trovarci insieme a festeggiarlo, e quindi è una memoria carica, insomma, di un po' di nostalgia, ma di grande comunione, ecco, nello spirito. 200 anni di attività a tutela del territorio, i carabinieri forestali festeggiano nelle scuole in occasione del 200° anniversario dell'istituzione del Corpo Forestale dello Stato. Il gruppo Carabinieri Forestali di Pistoia ha organizzato una serie di eventi rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie. Durante gli incontri, con l'ausilio di materiali e pannelli appositamente predisposti, sono state tenute lezioni e dimostrazioni pratiche incentrate sul tema della legalità ambientale. Il contatto diretto con i militari della specialità forestale ha permesso ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolezza di quella che è l'attività svolta in materia di prevenzione e tutela del territorio, della flora e della fauna. Per i ragazzi della scuola, ha sottolineato il comandante, una bella esperienza contestualizzata sul territorio dove vivono. Andiamo adesso al Teatro Manzoni di Pistoia, dove si è tenuto lo spettacolo Behind the Light. Thank you.
è andato in scena al Teatro Manzoni di Pistoia Behind the Light, Dietro la Luce, spettacolo di danza di e con Cristiana Morganti, una prima regionale coprodotta dai teatri di Pistoia che segna l'impegno nel settore della danza dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Quello di questa sera è il secondo appuntamento della stagione di danza che per la prima volta l'Associazione Teatrale Pistoiese programma al Teatro Manzoni. In più, quello di questa sera è anche uno spettacolo da noi prodotto di e con Cristiana Morganti, che è l'artista di riferimento per noi, lo era per l'associazione Il Funaro, che come sapete è stata fusa in Associazione Teatrale Pistoiese, e quindi questa sera è una sorta di debutto produttivo di una storia bella, quasi ventennale, che noi con entusiasmo abbiamo ereditato e che prosegue con la nostra gestione. Pistoia per me è un posto particolare, chiaramente, non è un posto qualunque perché da tanti anni collaboro con il Funaro e in quest'anno è un anno molto importante perché è l'anno in cui il Funaro, diciamo, è stato, si è fuso insieme ai teatri di Pistoia ed è anche il primo anno che i teatri di Pistoia presentano una stagione di danza. È uno spettacolo importante, è un po' una rinascita dopo il periodo molto duro e oscuro personalmente nella mia vita che ho passato durante la pandemia. Vi ricordo la programmazione serale di TVL alle 21 in diretta, vi proporremo ciclismo parlato, a seguire intorno alle 22.30 l'appuntamento con Ganzo, il nostro nuovo programma condotto da Paolo Bardelli, dedicato insieme a Paolo Nesti, dedicato a curiosità e alla scoperta di Pistoia con alcuni dei suoi personaggi meno conosciuti e più interessanti. A seguire intorno alle 23.45 Giorgio Tesi Group Mantova con il basket. Restate con noi, ci vediamo tra poco con il telegiornale che prosegue, tutto dedicato allo sport.